vedere chi vince la medaglia d'oro. Lo studio dell'anno sport è Gattai Minoli Agostinelli and Partners. Complimenti allo studio. Conosce il comparto come nessun altro, secondo la commissione tecnica, colpita dall'assistenza ai fondi di private equity nella creazione della media company della Lega Calcio di Serie A. Quindi dalla Superlega ai superlegali, vi presentate tutti e tre gentilmente, che vi vedo. Io sono Federico Ball e Manuela Campari. Ah, questo è un ritorno. Avanza. Ricordo che il resto del team non è riuscito a esserci, ma ringrazio il premio, non ritiriamo il nome appunto di tutto il team, e siamo molto orgogliosi di questo, perché l'operazione Lega è stata un'operazione rivoluzionaria, in quanto ha dovuto affrontare tematiche inesplorate per cercare di contemperare i paletti della legge Melander sui diritti audiovisivi con delle esigenze tipiche di un'operazione di private equity. Quindi questa è stata la grande sfida, la struttura dell'operazione di cui appunto ci ha visto coinvolti. Beh, senta, insomma, l'attualità poi ci porta al fatto che la Lega Calcio di Serie A in questo momento avrà un filo diretto, insomma, con lo studio legale, non so se il vostro in particolare, perché in questa operazione di contrasto a questo progetto della Superlega di cui si è tanto dibattuto. Io credo, insomma, vorrei quasi più un parere così, quasi da appassionati, da tifosi, se lo siete. Si fa un po' fatica a seguire la traiettoria legale di questo progetto, no? Cioè, mi sembra che si rischi molto di mettersi al di fuori della Lega e anche un po' della realtà. Che ne pensate? In breve, così. Sì, siamo assolutamente d'accordo su questo. Anzi, speriamo che questo il tramonto dell'operazione Superlega possa far sì che torni d'attualità il progetto Media Company, quindi per noi... Anche perché ci abbiamo lavorato così tanto che francamente... Sarebbe, certo, un peccato vederlo passare così. Passare in secondo piano. Anche perché appunto è un'occasione in questo contesto di società dove c'è necessità di risorse finanziarie, sarebbe un'occasione che sarebbe un peccato lasciarsi scappare. Non c'è dubbio, ne conveniamo, insomma, anche noi da semplici appassionati penso che abbiate interpretato correttamente anche il pensiero dei vostri colleghi. Grazie e complimenti per questo successo.